La lezione di oggi sarà dedicata alle coperture. L'analisi delle coperture di questo elemento tecnico che svilupperemo in due lezioni è conclusivo di questa parte che riguarda la trattazione degli elementi tecnici nella loro tipologia, diciamo così, evoluta, innovativa ed usuale. Dopodiché si passerà alla trattazione degli elementi tecnici invece di tipo tradizionale. In questa prima parte gli argomenti della lezione che tratteremo sono in particolare definizioni e funzioni degli elementi o strati componenti e classificazione. Cominciamo a vedere cosa sono le coperture. Le coperture, insieme con gli invisi esterni orizzontali, determinano l'unità tecnologica a chiusura superiore. Le coperture separano l'ambiente esterno da quello interno con le seguenti funzioni: impedire il passaggio di persone, animali e cose, controllare il passaggio di energia termica, luminosa e sonora, sopportare i carichi naturali e quelli dovuti all'utilizzo. E questo tipo di funzione è molto simile a quella dei solai che abbiamo già trattato in una precedente lezione, ma già vedete in più qui come funzione quella di sopportare i carichi naturali, che in questo caso ci si riferisce in questo caso ai carichi, per esempio, dovuti alla neve o al vento per certi tipi di coperture. Abbiamo sempre appunto strati di resistenza, di connessione, e qui vedete in giallo appunto lo strato di formazione dipendente che non era nel solaio, presente nel solaio, lo strato drenante e lo strato filtrante. Continuando ancora, abbiamo sempre strati di protezione, di isolamento attenuto e integrativi. In particolare tratteremo qui in più rispetto ai solai gli elementi di tenuta, lo strato di ventilazione, gli elementi di coronamento e gli elementi di raccolta e componimento delle acque. Vedete tutti questi elementi, già potete intuire, tutti elementi che sono proprio, hanno funzioni specifiche di una copertura rispetto a quelle invece che di un solaio, dove questi elementi non avrebbero motivo di esistere. Per realizzare una copertura è indispensabile la presenza di alcuni strati o elementi, ma non di tutti. Inoltre, a seconda della tecnica adottata, alcuni strati possono avere più funzioni. E questa è un'affermazione che abbiamo già fatto per tutti gli elementi tecnici, quando li abbiamo analizzati nella loro costituzione per strati o elementi. Cominciamo quindi con analizzare lo strato di formazione delle pendenze. Garantisce lo smaltimento delle acque meteoriche nelle coperture continue. Viene solitamente realizzato con calcestruzzo di inerti leggeri, è evidente il motivo per non appesantire ulteriormente la struttura e quindi l'insieme dell'edificio, e inerti leggeri che possono essere, a seconda dei casi e dei luoghi anche, pomice, argilla espansa, eccetera. Dico dei luoghi perché certi materiali, come la pomice, non è di facile reperimento in tutti i luoghi. L'argilla espansa oggi lo è molto di più, ed è anche reperibile a minore costo, e anche, tra l'altro, bisogna dire che, per inciso, che questi due materiali, per le loro prerogative, hanno anche un'altra funzione, che è quella di migliorare la coibenza dell'insieme, del pacchetto, diciamo, che costituisce la copertura. Vediamo un esempio, per esempio, di tracciamento delle pendenze, cioè grazie appunto alla funzione dello strato che è indispensabile per costituire la pendenza, si vede meglio in questa planimetria, dove è schematizzata una pianta, un pezzo, una parte di copertura in pianta, e si vede appunto che per convogliare in certi punti dove ci sono i pluviali le acque meteoriche di tutta un'intera campata di copertura, che in questo caso è questa, occorre fare delle falde, ma delle falde però con bassissima pendenza e ridotti dislivelli, per poter appunto convogliare, secondo queste pendenze, queste frecce, l'acqua tutta nel pluviale, che poi a sua volta scarica attraverso
un elemento verticale attraverso dei raccordi e degli elementi verticali che poi vedremo in dettaglio, l'acqua nei punti di raccolta alla base dell'edificio che per poi mandarla nelle reti di smaltimento urbane. Lì avanti vediamo lo strato drenante. Lo strato drenante permette il deflusso rapido dell'acqua. Lo dice la stessa definizione in un certo senso, ma può essere indispensabile in determinate conformazioni di copertura. Ci si riferisce in particolare a questo strato che vedete qui segnato con delle pietre accostate in maniera adeguata all'interno di due strati, e si usa in determinati tipi di copertura come un tetto giardino, sempre più diffuso oggi rispetto al passato, specialmente da noi nel nostro territorio, e viene posto di sotto di uno strato filtrante di cui parleremo ora successivamente. Appunto, come dicevo poco fa, può essere realizzato con ghiaia di varia pezzatura, anzi deve essere realizzato con ghiaia di varia pezzatura perché anche nel disegno, anche se purtroppo il disegno non è molto chiaro per evidente questione di spazio, si può notare che la pezzatura delle pietre va da quella più grande alla base a quelle via via più piccole verso la parte più superiore dello strato. Questo per evitare che, per cominciare già anche con lo stesso drenaggio, a costituire una sorta di filtraggio di materiali più minuti che potrebbero passare attraverso gli spazi che esistono tra una pietra e l'altra e depositarsi nel fondo e quindi impedire il facile smaltimento dell'acqua. Andiamo avanti e vediamo invece appunto lo strato filtrante. Lo strato filtrante ha la funzione di filtrare tutti i materiali fini che possono depositarsi in una copertura e che, viceversa, senza la presenza dello strato filtrante, potrebbero passare lungo lo strato drenante anch'essi depositandosi nel fondo e quindi impedendo il normale smaltimento dell'acqua. Questo sempre perché, appunto, questi strati vengono messi solo nel caso in cui si pensa di realizzare un tetto con uno strato superiore, appunto, di terra vegetale, come in questo caso, vedete, per costituire un tetto giardino. E questi strati filtranti vengono realizzati con sabbia, la maniera più tradizionale, più normale, addirittura sistemi che risalgono questi anche a secoli e millenni addietro, famosi sono i tetti giardini di Babilonia, per esempio, e quindi con sabbia o oggi con materiali più evoluti che sono tessuti sintetici, cioè realizzati con materiali polimerici che garantiscono una migliore stabilità della sabbia e anche un sistema di filtraggio più efficiente, più efficace. Andiamo avanti e vediamo invece gli elementi di tenuta impediscono la penetrazione delle acque meteoriche, proteggendo anche tutti gli altri strati della copertura discontinua. Possono essere realizzati con elementi in laterizio, pietra, lamiera metallica, eccetera. Ci si riferisce a un comune tetto cosiddetto a falde molto inclinate. Vedete, questa è una sezione, appunto, si intuisce quindi ora il senso la funzione dell'elemento di tenuta. Lo strato di tenuta in questo caso è costituito da singoli elementi che sono le tegole, in questo caso portoghesi, riportate qui in sommità, che sono lo strato che già all'estradosso della copertura garantisce la tenuta e quindi impedisce l'attraversamento delle acque meteoriche lungo tutti gli altri strati che stanno al di sotto di questo strato di tenuta. Come vedete, qui appunto è riportato un tetto, una copertura discontinua di tipo usuale, e poi a sua volta queste acque vengono convogliate in questa canaletta perimetrale che a sua volta poi in certi punti le convoglia in brughiali verticali per farle anche qui scendere e portare via lungo la rete urbana.
Vediamo ora lo strato di ventilazione, invece, strato di ventilazione che contribuisce al controllo delle caratteristiche termoigrometriche attraverso il ricambio d'aria naturale o forzato. Occorre precisare che questo strato di ventilazione non va confuso con uno strato analogo che abbiamo visto in precedenza sia per quanto riguarda i solai che per quanto riguarda le coperture, che era l'intercapedine. L'intercapedine aveva altre funzioni e aveva anche altri modi di essere realizzato, perché appunto doveva essere tale da assolvere a determinate funzioni e determinati requisiti. Lo strato di ventilazione invece è un vero e proprio strato che si interpone tra altri strati e che deve essere ventilato proprio per garantire questo ricambio d'aria naturale o forzato, indispensabile in certe condizioni climatiche, visto che il tetto è l'elemento che in definitiva raccoglie la quantità maggiore di raggi solari, proprio per la sua posizione rispetto all'intero involucro dell'edificio. Questo appunto è uno strato che, grazie alla sua presenza, può garantire in maniera molto efficace al controllo delle caratteristiche termoigrometriche, anch'esso molto usato sin da tempi passati, da tempi remoti, non è niente di innovativo. Vediamo gli elementi di coronamento, elementi emergenti dalla copertura aventi la funzione di riparo e o contenimento e o decorazione. Qui è riportato un caso, ma possono essercene tanti di diversa conformazione, riferendoci sempre a quel tetto che abbiamo visto poco fa quando abbiamo parlato degli elementi di tenuta. Vedete quando praticamente devo io proteggere il flusso d'acqua che scende dall'elemento di tenuta, che va poi a essere raccolto nella canaletta, devo per forza di cose realizzare questo elemento che in questo caso ha la funzione di contenimento appunto dell'acqua, ma al contempo può anche essere un elemento di decorazione, perché molte volte viene usato a prescindere da questa funzione di contenimento per concludere la parte terminale dell'edificio. Abbiamo poi gli elementi di raccolta e convogliamento delle acque, anch'essi appunto elementi che sono specifici di una copertura, sono quegli elementi che servono appunto per garantire la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche, per evitare che esse escano fuori dalla superficie intera del tetto in maniera casuale e quindi danneggiare, non solo creare un fastidio all'utenza, ma danneggiare in modo particolare le parti sottostanti dell'edificio attraverso fenomeni di ruscellamento o altri fenomeni. E quindi si può definire, gli elementi di raccolta e componimento delle acque si possono definire come insieme integrato di elementi aventi la funzione di raccogliere le acque meteoriche provenienti dalla copertura e convogliarle verso punti voluti. In questo caso vedete la figura, appunto, sembra analoga a quella che abbiamo visto poco fa, ma è stata modificata perché al posto di un elemento di orizzontale di raccolta incassato all'interno di una struttura in cemento armato, qui invece abbiamo disegnato una gronda vera e propria, un elemento di gronda vera e propria, che può essere per esempio in materiali vari, una volta veniva realizzato in lamiere di rame in modo particolare, oggi può essere anche, vengono anche prefabbricati in elementi di materiale sintetico polimerici come il PVC, materiale molto diffuso in questi casi. E poi, ma solo in certi punti, l'acqua viene convogliata in un pluviale verticale che convoglia, come ho già detto, tutto quanto nei punti alla base, al piede dell'edificio, per poter poi a sua volta essere convogliati nelle reti urbane di raccolta delle acque meteoriche. Vedete qui questo tratto, è importante sottolineare questo elemento, anche se il disegno per forza di cose forse non è molto visibile, ma
lo intuite dal questo elemento bianco che rappresenta la in proiezione la pendenza che deve avere l'elemento di gronda, cioè nella parte più lontana della sezione del disegno la gronda è più alta rispetto alla parte in cui è stata effettuata la sezione del disegno. Tutto questo perché questa freccia rappresenta una pendenza indispensabile chiaramente per far convogliare l'acqua nel punto di raccolta del pluviale. Questo si nota spesso anche in tetti antichi dove si vedono questi elementi di gronda che vengono realizzati proprio in maniera inclinata per convogliare le acque poi nel punto centrale, nel punto di unione dei due elementi di gronda. Ma oggi con i sistemi moderni di solito si realizzano queste pendenze con una doppia fodera all'interno della gronda stessa. Andiamo avanti e vediamo ora un elemento di raccolta in una copertura continua praticabile invece. Ho voluto anche in questo caso riportarvi un disegno che è tratto dal manuale dell'architetto del 1962. Manuale dell'architetto che è un libro che in quel periodo aveva una grande importanza per chi si accingeva a lavorare nell'ambito della progettazione edilizia e l'ho riportato per farvi vedere che ancora oggi è un modo di concepire questo elemento di raccolta abbastanza efficace. Vedete? Qui praticamente abbiamo questo tratto che in leggera pendenza e quindi consente questa pendenza di convogliare l'acqua in questa griglia che ha la funzione di filtrare eventuali elementi trasportati dall'acqua, spesso molto pericolosi, come possono essere ad esempio banalissime foglie che il vento porta nel tetto che potrebbero intasare e creare danni molto gravi, lo smaltimento dell'acqua, potrebbe intasare proprio il deflusso continuo dell'acqua, e poi a sua volta c'è questo elemento di raccordo che porta all'interno di un cavedio l'acqua nel pluviale discendente verticale, che anch'esso poi a sua volta porta tutta l'acqua al di fuori dell'edificio nei punti nei tratti di raccolta urbana. Vediamo sempre dal manuale dell'architetto un altro esempio di elemento di raccolta di una copertura non praticabile e questa volta in un punto intermedio della copertura, mentre quello di poco fa era in un punto perimetrale. E il punto intermedio è questa volta realizzato con una griglia di diversa conformazione rispetto a quella precedente. Il principio poi è sempre analogo a quello che abbiamo visto nella diapositiva precedente. Andiamo avanti e passiamo ora a vedere la classificazione delle coperture. Il primo criterio di classificazione fa riferimento alla morfologia e al comportamento nei confronti dello smaltimento delle acque meteoriche. In tal senso possiamo identificare due tipi di coperture, continue e discontinue. Le coperture continue, dette anche piane, sono quelle in cui la tenuta dell'acqua è assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura. Cioè, in definitiva, abbiamo un tetto pressoché piano e lo smaltimento dell'acqua, come abbiamo visto in una diapositiva precedente, viene garantito soltanto da leggere pendenze che vengono date allo strato appunto di formazione delle pendenze. Rivediamo appunto per intero ora, cioè in un'estensione maggiore, quel pezzo di pianta di copertura che abbiamo visto poco fa e vedete appunto come tutta questa parte di copertura viene organizzata in maniera opportuna per garantire lo smaltimento dell'acqua attraverso diverse falde, ma falde di bassissima pendenza. Guardate, in questo caso per esempio si parla della pendenza, si legge una pendenza dell'ordine dell'1,6%, quindi pendenze quasi impercettibili. Bisogna dire che appunto questi tipi di copertura
sono coperture che si adottano proprio per essere praticabili, quindi non possono avere pendenze superiori a certi limiti, perché darebbero inconvenienti sotto il profilo dell'uso da parte dell'utenza della copertura stessa. Ma è indispensabile che venga organizzata però un minimo di pendenza per poter garantire lo smaltimento dell'acqua. Se per assurdo si facesse la copertura perfettamente orizzontale, l'acqua rischierebbe di stagnare, come purtroppo spesso capita quando queste falde non vengono organizzate nella maniera adeguata, e un ristagno d'acqua, bisogna dire, questa è una cosa importante, può provocare molti più danni di una quantità di acqua enorme che dovesse cadere per esempio durante un temporale, perché l'acqua che ristagna in una zona di tetto anche limitata per parecchio tempo rischia di filtrare, anche quando si fanno sistemi di impermeabilizzazione e di tenuta piuttosto efficaci. Secondo questa logica, appunto, di determinare pendenze che non superano mai certi livelli, in questo tratto soltanto si arriva a un 6,3% di pendenza, che è una pendenza sempre accettabile per essere praticata da un'utenza. E vedete, qui è indicato un pluviale del diametro di 100 mm. I pluviali in questo caso, ma in tutti i casi, anche nel caso di coperture discontinue, vanno dimensionati nel loro diametro in funzione della quantità di acqua che devono smaltire. Ci sono per questo dei coefficienti che vengono stabiliti dall'esperienza, che non si possono prevedere chiaramente situazioni di estreme, si considerano situazioni medie, e per esempio solitamente non si, il rapporto è quello di un pluviale di 100 mm di diametro per una superficie massima di 80 metri quadrati, perché appunto superando diametri dell'ordine dei 100 mm come pluviale discendente si avrebbero poi problemi di flussi molto violenti d'acqua, di portate molto notevoli di acqua, e si avrebbe anche l'inconveniente di dover realizzare campate molto ampie e quindi pendenza ancora maggiore. Andiamo avanti e vediamo invece una copertura discontinua a falde inclinate. La copertura discontinua a falde inclinate è invece una copertura in cui la tenuta all'acqua è assicurata solo per valori della pendenza della superficie di copertura elevati. Cioè, per definizione, in definitiva si tratta di quelli che più comunemente vengono definiti tetti, cioè copertura a falde inclinate, come scrivo io qui tra parentesi, al di sotto della definizione ormai canonica di copertura discontinua. E questo è il tipo di copertura più tradizionale, quella che tra l'altro è più facile anche vedere, perché vista la sua conformazione spesso si intravede anche dal basso. E vedete appunto qui riportato un disegno tratto elaborato dalla normativa UNI, in cui vengono definiti tutti gli elementi che determinano questa copertura di tipo discontinuo. Definizioni che non hanno una precisa valenza funzionale e costruttiva. Iniziamo per esempio la linea di colmo orizzontale e la linea che raccorda due falde nella parte superiore. Poi abbiamo la linea di colmo inclinata, esiste in questo caso, ma non in questo caso, e la linea di colmo che raccorda due falde inclinate, ma con pendenze che non sono la pendenza lungo la pendenza maggiore che non è lungo lo stesso allineamento, e quindi si determina l'incrocio dei due piani, il punto di unione dei due piani determina una linea di colmo inclinata. Abbiamo poi la falda vera e propria, che è l'intera superficie
complanare che costituisce il tetto. Abbiamo la linea di raccordo tra variazioni di pendenze, che non esiste sempre, questa è una figura con un tetto particolarmente complesso, fatta di proposito per far vedere tutti gli elementi riscontrabili, quando praticamente esistono più falde con pendenze diverse. In questo caso abbiamo una falda superiore con una pendenza minore, una falda inferiore con una pendenza superiore. Chiaramente sono esempi di tetti molto particolari, realizzati in condizioni molto particolari e non usuali. Abbiamo poi la linea di bordo, importante per la sua funzione di raccolta delle acque meteoriche, che vengono tutte scaricate lungo il bordo e in maniera piuttosto complessa in casi di questo tipo, di questo genere. Abbiamo poi la linea di raccordo con le superfici verticali, la linea di compresso orizzontale e la linea di gronda, che rappresenta praticamente il punto terminale della falda dove è necessario mettere una gronda. Tutti questi punti sono i punti più a cui bisogna prestare maggiore attenzione nella realizzazione e nella progettazione di una copertura discontinua di questo tipo. Sono tutti punti di discontinuità, ad esempio, degli elementi di tenuta, e quindi vanno trattati con una certa cura costruttiva per evitare appunto l'infiltrazione dell'acqua. Sono tutti punti come questo, la linea di gronda appunto, sono tutte linee dove viene convogliata tutta l'acqua raccolta dalle superfici delle falde. Non c'è un'ampia diffusione di queste coperture se non appunto dove si hanno climi particolarmente sfavorevoli, perché appunto la forte pendenza garantisce un migliore e più rapido smaltimento dell'acqua e anche un minore accumulo di neve. Cioè, quindi è fondamentale, infatti è facile riscontrare coperture di questo tipo, anzi generalizzate, nelle zone appunto dove la neve è frequente, la caduta di neve è frequente. La pendenza garantisce un accumulo di neve minore che una copertura piana, dove una quantità di neve di una certa entità, come capita in certe zone geograficamente particolari, potrebbe determinare i carichi non sopportabili da una copertura normale, e carichi che andrebbero a gravare in ogni caso in maniera tale da dover in ogni caso prevedere strutture di entità tale che non hanno poi una giustificazione in termini economico, e quindi addirittura ci sono dei limiti che vengono stabiliti a queste pendenze per garantire questo, sia un migliore smaltimento dell'acqua che un minore accumulo di neve. Con questo abbiamo finito la prima parte di questa lezione. Vediamo gli argomenti che abbiamo trattato. Abbiamo visto definizione e funzione degli elementi o strati componenti e abbiamo iniziato a parlare, a illustrare alcuni criteri di classificazione. E nella lezione successiva continueremo a illustrare altri criteri di classificazione. Infatti, anticipiamo gli argomenti della lezione successiva, vedremo appunto altri criteri di classificazione e poi, come abbiamo fatto per gli altri elementi tecnici, illustreremo i requisiti da soddisfare nel caso di realizzazione di coperture e alcune soluzioni progettuali. Arrivederci alla prossima lezione e ricordatevi che per ogni chiarimento potete consultare il sito internet.